Buongiorno a tutte. Allora, oggi volevo provare a iniziare a fare un video processo sul journaling sul mio travel notebook. Non so assolutamente come verrà. Io poi quando eseguo il mio journaling, o journal, come si dice, non ho un'idea precisa, quindi proverò insieme a voi sperando che ne esca qualcosa di buono. Ok, spero che l'inquadratura non sia troppo penosa, ma non sono riuscita a... non riesco a fare diversamente, quindi fatemi sapere se l'inquadratura può essere decente. Allora, mi ero dimenticata di mettere nel mio journal un evento avvenuto un bel po' di tempo fa, e cioè addirittura a dicembre. A dicembre dovevamo andare a vedere Pintus e c'è andato solo mio marito, perché io dovevo accudire lei, la mia cagnolina, che purtroppo poi a febbraio ci ha lasciato. Quindi però io volevo comunque metterlo, perché comunque mio marito ha detto che è stato bellissimo, si è divertito ed è sicuramente una cosa che vorrò fare non appena, perché adoro Pintus e mi è dispiaciuto, ma per carità, andata, va bene così. Io non sarei mai riuscita ad andare, perché in quel momento lì c'erano delle priorità. Nello stesso tempo avevamo già preso i biglietti, quindi volevo rappresentare un pochino quel periodo senza renderlo neanche triste, perché non mi sembra il caso. E quindi, come prima cosa, quello che mi piace fare a me, sempre secondo come mi sono documentata, secondo i video vari delle americane, come già vi avevo accennato, serve fare uno sfondo che purtroppo non mi ero preparata prima. Ora, ormai siete abituati a vedere le mie pagine tutte ondeggianti, vero? Sì, perché non uso carte particolari, uso la grammatura da 80, e quindi Angelo Pintus richiede sicuramente uno sfondo allegro, anche se poi, come già detto, uno sfondo allegro per me significa verde, giallo, arancione, sono sempre i miei colori predominanti. Però potrei metterci anche questo qui, che è graziosino, quindi farei un... senza metterci troppo tempo, un bordino che poi sicuramente per metà, per una buona parte, andrà anche coperto, così alla rinfusa, niente di tutto qua. Faccio anche un po' così. Questa cosa mi piace molto, si vede, si nota. È subito molto decorativo. E magari un bordino qui e poi cambierei colore. Visto che l'evento era solo uomini, perché mio marito è andato con mio nipote, ci farei un po' di celestino. Non c'entra niente, solo per ispirarmi un po'.
già questo mi mette una tranquillità pazzesca, anche perché veramente non c'è da ragionare su niente e ogni tanto nella vita ci sta proprio, non dover sempre pensare, ragionare. Questo io una volta facevo le meditazioni, adesso ho ripiegato su ripiegato, nel senso trovo molto più congeniale fare questo, è molto più divertente. Non è la stessa cosa, magari. E con l'acquerello basta. Io ottengo sempre molto di bagnare troppo le mie pagine. E quindi basta così. Direi proprio che può bastare. Via. Allora, che avevo pensato di fare adesso era innanzitutto di cominciare a mettere un po' di washi tape, stando sempre sull'allegro e colorato. Ma magari però lo trovo più carino strappato qua, così a metà. Questo è paper tape. Nah. Avevo tenuto queste carte qua delle caramelle Ricola e mi piacerebbe provare a fare una cosa. Dunque, devo tagliare qua però. Mi piacerebbe ovviamente però
volevo mettere. Combinazione, un'immagine che però non volevo che coprisse il lato apre. Piaceva molto le ricordate le immaginette della Tum. E io washi
frasetta che ho trovato su internet, è la canzone di Battiato. Come vi è sembrato? Certo, forse potevo farlo un po' più allegro, ma in combinazione quel giorno lì, lei, la mia piccolina, non stava bene, erano gli ultimi periodi, diciamo, stava già molto male, quindi per me è logico ricordare nel journal questo evento, cioè tutto quello che è stato. È giusto che un ricordo non si cancelli così. Spero di non avervi rattristato, perché non, alla fine non è la vita, cioè beh, è così. Comunque sia, è stato un bel giorno perché mio marito si è divertito tantissimo, mio nipote anche, la sera abbiamo anche mangiato una pizza tutti insieme e niente. Al prossimo video processo journal.